Buonasera e benvenuti al consueto punto stampa di aggiornamento Covid. Iniziamo la conferenza stampa con l'intervento del Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, eccoci qua, in ritardo come sempre, me ne scuso, ma sono giornate complesse. Allora, andiamo veloci, tanto domani sera poi faremo un punto più accurato su... sul report 30 dell'Istituto Superiore di Sanità, come facciamo tutti i venerdì con i numeri, che ci è già arrivato oggi. Sono numeri che confermano evidentemente la discesa, soprattutto nella nostra regione, direi principalmente nella nostra regione, della penetrazione dell'epidemia, con un RT che si conferma sotto lo 0,7, anzi più vicino allo 0,6 che allo 0,7. Poi domani vedrete curve e numeri una volta che avremo finito l'interlocuzione solita con Ministero e Istituto Superiore di Sanità. Tanto andiamo ai numeri di oggi, che sono numeri ovviamente che confermano la tendenza di cui vi parlavo. Stiamo parlando di 3.992 tamponi molecolari e 5.607 tamponi antigenici, che come sapete i tamponi rapidi fanno parte ormai del flusso, ancorché contabilizzati in modo separato dal flusso dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi stiamo parlando di oltre 9.000 tamponi effettuati, con nuovi positivi 320 nell'intera regione. Come sempre vi aggiorno provincia per provincia, perché sapete che adesso vengono iscritti i nuovi casi positivi sulla base della provincia di residenza e non del laboratorio che ha sviluppato i tamponi positivi. Quindi Imperi ha 49 residenti positivi in più, Savona ne ha 37, Genova, intera provincia, ne ha 127, di cui in ASL 3 99, in ASL 4 del Tiguglio 28, e ci ricordiamo quando la sola ASL 3 faceva oltre 870 nuovi positivi al giorno. La Spezia ne ha 90, 17 non sono riconducibili a una residenza ligure, sono evidentemente persone qua per lavoro di passaggio nei nostri porti. Dato che conferma la tendenza di cui vi ho parlato adesso, 283 è il saldo negativo in meno di pazienti positivi Covid nel nostro territorio. Sono ormai 8.983, quindi tra i nuovi positivi contagiati e i soggetti guariti e dunque con certificato di pronta guarigione usciti dal circuito Covid, vi è un saldo positivo di 283. Vi dico anche, prima di andare al numero dell'ospedalizzazione, che anche l'isolamento domiciliare è coerente con i numeri in discesa: sono 267 in meno i cittadini in isolamento domiciliare nelle sue varie forme, ovvero un totale di 8.051. Direi che è un ottimo numero, infatti sono 592 il totale dei guariti oggi. Gli ospedali confermano la tendenza. Gli ospedali confermano la tendenza con 907 ospedalizzati. Contiamo nelle prossime ore di scendere sotto anche la soglia psicologica dei 900. Siamo scesi sotto i 1.000 da alcuni giorni. Vi ricordate che siamo arrivati quasi, con uno sforzo straordinario di tutte le nostre strutture ospedaliere, a quasi 1.600, quindi direi che è un calo significativo di pressione sui nostri ospedali. 22 sono in totale i pazienti in meno, 3 in meno le terapie intensive, che sono 85, 907 come vi ho detto. Sostanzialmente, a parte ASL 2 che ha un saldo positivo di 8 pazienti in più negli ospedali, 88 e 14 terapie intensive, tutte le altre strutture e aziende sanitarie sono sostanzialmente in calo: 94 e 8 terapie intensive in ASL 1 con 11 pazienti in meno, 7 pazienti in meno al San Martino, l'ospedale evangelico ha 3 pazienti in meno, 17 in totale con 4 terapie intensive. Sapete che è un ospedale che si sta riconvertendo da ospedale Covid verso l'elezione medica più propria
della sua attività e speriamo di farlo quanto prima. Sono gli ultimi 17 pazienti. L'ospedale Galliera, che abbiamo qua stasera ospite insieme ad altri medici della Marina Militare, col professor Cremonesi e il direttore generale Lagostena, è sostanzialmente un saldo zero, 131 e 6 terapie intensive. L'ASL 3 cala di 4 pazienti, l'ASL 4 del Tiguglio cala di 4 pazienti, l'ASL 5 dello Spezzino cala di 2 pazienti. Questo è sostanzialmente il dato ospedaliero di oggi. Abbiamo ovviamente anche oggi un elenco di persone che non ce l'hanno fatta, sono 11 i pazienti deceduti nei nostri ospedali, è una lista fortunatamente più corta di quella di ieri, anche dalle curve che ho appena analizzato con i tecnici della nostra task force si intravede la prima flessione anche della curva dei decessi, che arriva evidentemente, come vi spiegano spesso gli esperti da questo palco, dopo la curva delle terapie intensive e dopo evidentemente quelle della media intensità. Quindi è una progressione del virus a calare che è coerente con quello che si aspettano i nostri sanitari. Questa è la situazione, come vi ho detto domani ne parleremo più accuratamente di tutto il quadro, della sanità. Oggi invece vorrei dedicare un poco di tempo, e sono venuti a trovarli e li ringrazio, ai medici della Marina Militare che da un po' di tempo affiancano la nostra sanità regionale, sia nei drive-thru dove si svolgono i tamponi, sia all'ospedale Galliera, dove appunto abbiamo non solo avuto un aiuto per gestire la pressione ospedaliera nei momenti più difficili, ma anche per l'apertura del famoso padiglione C, su cui si è molto lavorato nelle ultime settimane, che sarà evidentemente pronta a disposizione ove la situazione ne rendesse di nuovo bisogno. Per il momento fortunatamente la pressione sta calando, ma abbiamo sempre bisogno dello spazio per garantire convalescenze e bassa intensità di cure in uscita dai nostri reparti e riconvertire anche nel più breve tempo possibile i nostri reparti per quell'elezione medica che ovviamente soffre tutte le volte che il Covid spinge. Noi siamo costretti a trasformare reparti o in qualche modo a dirigere personale verso appunto l'assistenza ai pazienti in quel momento più presenti come quelli del Covid. Direi che per il momento non c'è altro, lascio la parola alle altre persone che si succederanno su questo palco, poi se ci sono domande della stampa ovviamente come ogni sera saremo qua a rispondere. Proseguiamo la conferenza stampa con l'intervento del sindaco di Genova Marco Bucci. Allora, buonasera a tutti, un paio di dati, come al solito parliamo dei dati di mobilità di ieri. Ieri la mobilità è stata abbastanza standard, come sappiamo, 37% dei transiti rispetto a una giornata non Covid, che vuol dire 259.000 transiti. La più alta concentrazione è stata di circa 24.000 transiti tra le 7 e le 8. Poi ritornata verso le ore 18 con circa 20.000 transiti. Tutto il resto è stato sotto questa cifra. Siamo con 93% sotto il 40% e 99% sotto il 50% di capienza. Quindi diciamo che siamo in regola e oggi non ho avuto nessuna segnalazione di affollamento sugli autobus. Per quanto riguarda il servizio AMIU per la raccolta dei rifiuti per i positivi, diciamo che abbiamo raggiunto 11.034 indirizzi, cioè 11.034 appartamenti sono controllati e i rifiuti vengono raccolti, il che rappresenta il 94%, quindi manca ancora il 6% che verrà messo nei prossimi giorni. Comunque, siccome i numeri salgono, ora siamo a 11.962 in totale, quindi alla fine riusciremo certamente a raggiungere tutti quanti. Questo è un servizio molto importante, per cui chi non è ancora iscritto o ha necessità urgenti, per favore lo segnali immediatamente, perché così noi riusciamo a implementare il servizio senza danneggiare ulteriormente il sistema. Oggi
Come sapete tutti, è stato firmato l'accordo tra l'autorità portuale e NBIC, lo voglio dire chiaro e tondo perché per i genovesi è una grande notizia. È una notizia importante che vuol dire che ricongiungiamo il centro storico col mare attraverso un edificio storico importantissimo che in realtà separava proprio la città dal mare. Questo è un discorso che non è solo urbanistico, come abbiamo detto, non è solo economico, è soprattutto culturale per ridare quella qualità di vita della nostra parte, anziana della città, che invece deve avere la qualità di vita che si merita, perché è un centro storico, un fronte mare, la parte all'interno del porto che è unico al mondo e che si merita di essere veramente vissuto e visto dai turisti come deve essere. Quindi oggi è stato fatto un grande passo avanti, i lavori ci saranno in estate e confidiamo in un anno di cominciare a vedere le prime persone che lavorano, che attivamente usufruiscono dell'NBIC e di tutti quanti che possono utilizzare l'area. Quindi un grande passo avanti. Concludo dicendo che domani faremo tutti le necessarie raccomandazioni per il weekend. Continuiamo a mantenere le mascherine tutte le volte che usciamo di casa, continuiamo a evitare assembramenti e a mantenere le distanze e a igienizzarsi le mani. Sapete che questo è quello che dobbiamo fare sempre, la curva sta andando bene, i contagi stanno diminuendo, non possiamo assolutamente permetterci il lusso che i contagi ritornino ai numeri che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quindi andiamo avanti, osserviamo le norme e ce la faremo come al solito. Grazie a tutti e buona serata. Ok, andiamo avanti con Adriano Lagostena, direttore generale dell'ospedale Galliera. Buonasera a tutti. Io mi associo a quello che è stato appena detto, ma soprattutto un ringraziamento, devo dire, significativo alla Regione che ci ha stimolato, ci ha aiutato a realizzare questo progetto, che vede poi qua presenti gli operatori sanitari della Marina Militare, a cui va il nostro vivo ringraziamento per due cose. Uno, per la presenza innanzitutto, ma poi devo dire per il grande entusiasmo con cui appunto stanno approcciandosi a questo progetto. Il padiglione C, che è tanto discusso, nello sviluppo del progetto del nuovo ospedale, è un'opera destinata ad essere abbandonata, perché lì, proprio lì, viene il nuovo ospedale. In questo momento ce n'era bisogno e con una certa rapidità, un certo impegno, l'abbiamo reso disponibile. Oggi ci sono 25 posti letto, stiamo lavorando per realizzarne altri, renderne disponibili altri 18 saranno utilizzati sulla base delle necessità. Ci auguriamo, come diceva il nostro Presidente, il più tardi possibile, ma nel frattempo abbiamo con una certa volontà accolto gli operatori per fargli conoscere il Galliera, comunque l'ospedale, per poi poter garantire un servizio nel padiglione C. Quindi un ringraziamento significativo a tutti gli operatori anche del Galliera, qui c'è anche il direttore sanitario, qui è stato insieme ad altri operatori il primo attore della realizzazione di questo intervento, il dottor Cremonesi, che si è adoperato con i comandi appunto della Marina per facilitare e rendere possibile questo momento. Grazie ancora e ancora una volta benvenuti. Passiamo la parola adesso a Paolo Cremonesi, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Grazie, due parole solo per come è nata l'iniziativa. Era circa un mese fa, eravamo in Regione, e c'era necessità di dare una risposta sempre migliore ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Per cui è venuta fuori la proposta, ho fatto la proposta, di coinvolgere la Marina Militare chiedendole un aiuto. Un po' utilizzando il fatto che, essendo consulente della Marina, conoscenza della grande professionalità e del grande spirito di servizio verso la nazione delle nostre forze armate, in particolare della Marina Militare. Poi, con le conoscenze
dirette con l'ammiraglio Riccardo Guarducci, che è stato, come dire, il motore principale nell'aver accolto questa richiesta della nostra regione. Il nostro presidente ha scritto al comando interforze, l'ammiraglio ha dato grande disponibilità e grande attenzione a questo progetto, a questa idea, e con il tradizionale spirito di servizio della Marina e del comando, in questo caso di Spezia, si sono messe assieme le forze medico-infermieristiche e si è dato vita in brevissimo tempo a questo bel progetto di collaborazione della componente sanitaria militare della Marina con la componente civile dell'ospedale Galliera. Ce l'abbiamo fatta, e quindi grazie veramente alla Marina Militare, all'amico e collega Impagnatiello Paolo, che ha da poco assunto il comando per la componente sanitaria di Spezia, e sono convinto che lavoreremo bene assieme e daremo un buon servizio ai nostri cittadini, alla gente che ha bisogno di sanità. Grazie, comandante. Marina Militare, prego. Buonasera, grazie di questo invito. Sono già stati fatti i ringraziamenti al nostro ammiraglio, al mio ammiraglio ispettore capo, che è ammiraglio ispettore Riccardo Guarducci. Ringrazio ovviamente il presidente Toti, perché questa richiesta è avvenuta al COI, che sarebbe il comando operativo del nostro vertice interforze, chiedendo appunto un supporto a favore dell'ospedale Galliera per la costituzione del padiglione C, ovvero sia di un reparto a bassa intensità, che sarebbe un reparto all'interno del quale transitano pazienti che sono usciti dai reparti appunto più di terapia intensiva o di malattie infettive per terminare la loro degenza. E la Marina è riuscita a mettere insieme una squadra che è adesso qui presente di due medici e sei infermieri, che si sono già affiancati e stanno proseguendo quello che è il lavoro che sta avvenendo all'interno dei nostri padiglioni, dei padiglioni del Galliera. Le forze armate sono anche impegnate in Liguria, io in questo senso sono l'ufficiale di coordinamento responsabile di tutte quelle che sono le richieste che vengono tramite anche la protezione civile al COI, il vertice, ripeto, interforze, che determina poi la distribuzione del personale sul territorio. All'interno della Liguria, come già stato ricordato, ci sono già 5 drive-thru dove ci sono personale non solo della Marina ma anche real life, ovvero sia personale di supporto di altre forze armate come dell'Esercito, ed è stato anche operato un aiuto importante a una struttura che si trova a Reppia di Né, dove sono intervenuti due infermieri dell'aeronautica che hanno prestato supporto, perché questa struttura, causa Covid, aveva avuto molte defezioni nel proprio personale infermieristico e OS. Quindi il ruolo che le forze armate rivestono, e qui nella Liguria diciamo è importante già dalla prima ondata di marzo, è quella di portare supporto alla popolazione civile, al Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che hanno una richiesta che viene, come detto, filtrata poi dal Comando Operativo Interforze, e per il quale in questo momento io sono il rappresentante, determiniamo la distribuzione del personale sul territorio. Questo è il nostro incarico e quello che faremo per tutta questa emergenza Covid, e quella che sarà appunto la nostra funzione. Ringrazio tutti. Ci sono domande? Buonasera, Presidente, una domanda per lei. L'abbiamo sentita mentre arrivava parlare di litigi col governo per le risorse per l'emergenza. A questo punto le chiedo di cosa si tratta. No, non sono litigi, stiamo ovviamente discutendo, ci sono molti fondi che sono ovviamente necessari e sono stati utilizzati dai servizi sanitari regionali attraverso prima il commissariato di Angelo Borrelli e poi quello
del commissario Arcuri, è un fondo, quello commissariale, che va riqualificato in questa legge di bilancio. È chiaro che ci vuole un equilibrio che consenta alle regioni di coprire le spese che sono state anticipate dai servizi sanitari regionali, altrimenti rischiamo il prossimo anno di avere ovviamente dei disavanzi di bilancio che poi andranno in qualche modo coperti. Questo è il momento, diciamo, dei saldi, in senso non dei saldi che riprende a meno, dei saldi di bilancio, perché c'è la legge di stabilità in discussione e quindi abbiamo fatto un punto con il governo esattamente su questo. Non c'è ancora una quadratura, ma stiamo lavorando su una serie di aspetti tecnici che dovrebbero agevolarla. Presidente, questa mattina il Presidente dell'Ordine dei Medici Bonsignore, ma è solo l'ultimo di una lunga serie, insomma, ha parlato del rischio molto concreto di una terza ondata a gennaio. Prima di lui ne aveva parlato Bassetti, insomma, se ne sente parlare anche a livello nazionale. La mia domanda è come si sta attrezzando la Liguria in previsione di questo rischio dopo le ferie invernali. Se verrà mantenuta tutta quell'infrastruttura che si è costituita durante questa seconda ondata? Non solo viene mantenuta, viene addirittura aumentata. Abbiamo chiesto a tutte le nostre aziende di predisporre ulteriori riparti da lasciare ovviamente pronti all'occorrenza e al bisogno. Stiamo riconvertendo in parte un po' di lezione medica, perché è evidente che oggi il tema anche dei pronto soccorso, noi parlavamo ora con il professor Cremonesi, è quello dei pazienti Covid, ma anche dei pazienti non Covid, evidentemente, quindi c'è bisogno di ritornare ad una parziale normalità, ma attraverso un sistema di conversione tra reparti Covid e reparti no Covid che sia molto, molto rapido. Il padiglione C del Galliera, ad esempio, è uno di quegli strumenti che stiamo mettendo in campo e crescerà ancora. Dopodiché vedremo come andranno i numeri. Io, vedendo la curva in regione, sono certo che le feste porteranno un piccolo allentamento della tensione, ma le misure di contenimento prese, anche se venisse accettata la proposta delle regioni di liberalizzare parzialmente la circolazione tra comuni, sono sufficientemente rigide, credo, da contenere, e questa è l'aspettativa, penso, sia dei tecnici del CTS governativo sia dei nostri della cabina di regia, la terza ondata, anche perché saremo impegnati a partire dalla fine di gennaio con la campagna di vaccinazioni, che per il momento va avanti secondo i piani, i progetti e i tempi, ovviamente subordinata all'approvazione di EMA e di AIFA delle varie tipologie di vaccino, ma su cui tutti quanti fanno ormai conto. Penso comunque, se posso avere la mia opinione personale, che non è tecnica, che in ogni caso il rimbalzo del mese di gennaio non me lo immagino come quello che abbiamo vissuto nelle due settimane centrali di novembre, che forse è stato quello di maggior peso in assoluto nella storia del Covid. Se abbiamo altre cose da chiarire, altrimenti vi auguro una buona serata. Mi raccomando la prudenza, l'uso della mascherina, rispetto ovviamente delle fasce notturne interdette alla circolazione, se non per i motivi che conoscete. Ringrazio ancora gli amici della Marina per essere qua e per tutto il lavoro che stanno facendo, nella speranza ovviamente di rimandarvi al più presto al vostro lavoro, perché non ce ne sia più bisogno. Gli amici del Galliera, che in questi mesi hanno retto un urto importante insieme alle altre strutture della città di Genova, che è stata la più colpita, ricordandoci che è Natale, cerchiamo di sostenere il nostro commercio e le nostre città, di vivere una vita più serena possibile, ma anche che da ogni comportamento individuale dipende poi l'impegno del nostro sistema sanitario, quindi occorre grande prudenza e grande attenzione per mantenere quei numeri di cui siamo anche un po' orgogliosi in questa regione. Grazie e buona serata.